gli omofobi facciano i conti con la propria coscienza. Perché si veste voi, da donna e scusa, crede di poter prego, dire la prego, quello che Mussolini, vuole. Vi prego, ma voi basta, non siete esperti, non mi costringete a chiudere di non siete stati in grado di dire una cosa fondamentale. Una cosa fondamentale, quanti immigrati ogni anno? No, per favore, per favore, per favore. Se ne prendiamo a. Per favore, ricominciare da per favore. Questo è il prossimo che... governo, dopo il culattone di Tremaglia c'è il frocio di Alessandra Mussolini. Bene, grazie, scusa, per favore, grazie. Per. E se qualche volta mi succede di guardare in faccia una bella ragazza, meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay. Quindi credo che. No, io sono un po' stufa di sentire dibattiti transessuali, persone normali. Vogliamo dire che sono tutte persone ai margini della vita, tutte persone che hanno il problema della droga, dello spaccio. Questo non è vero. Ma come no? Ma io che mi debba abituare di considerare che è normale, che si vada con un trans, è normale. Scusi, no, però abbiamo parliamo di persone malate, abbiamo sentito forse, anche che hanno problemi. Cosa ne pensa lei delle coppie omosessuali? Che vanno atterrate, annientate, perché la famiglia esiste da quando esiste Cristo e sino dall'Antico Testamento. Quindi viva la famiglia Basseghe. Allora darò immediatamente disposizione alla mia comandante affinché faccia pulizia etnica dei culattoni. Non è ammesso nessuna forma di filiazione, ricorso alla fecondazione, adozioni, affidi. Perché io credo che un bambino deve stare col padre e con la madre, non sta con due donne o con due uomini, perché la sua crescita sicuramente subisce molti problemi. Mi dicono, ma anche quelli che stanno con le coppie eterosessuali, è vero, ma non creiamo il laboratorio né gli orfani né i disadattati. E il desiderio di maternità e di paternità, un omosessuale se lo scorda, il narcisismo di una donna che vuole per forza un figlio in fecondazione, in questo caso nel rispetto del figlio ci deve rinunciare e il legislatore deve tutelare il bambino, compreso quello che vive solo dalle suore o in un istituto trattato male o in Africa. Paradossalmente è meglio che stia in Africa nella sua tribù piuttosto che cresca con due donne o con due uomini, non ho dubbi da questo punto di vista. È scattato subito qualcosa nel senso amicale proprio, un interesse immediato, quindi abbiamo iniziato subito a frequentarci, eccetera. Poi io nel corso del primo anno in cui la conoscevo mi sono resa conto che questa non era solo un'amicizia, che c'era anche qualcosa di più, non capivo bene fino a che punto arrivasse questo qualcosa e quindi gliene ho parlato, quando lei però ancora era impegnata con un'altra persona. E io però ho deciso di vivere questo sentimento anche se non era ricambiato, anche se non capivo fino a che punto arrivasse, anche se ne ho parlato in famiglia da subito perché io non riesco a tenere nascoste le cose, quindi ho voluto essere subito sincera, questo ha creato problemi, però io ho deciso di affrontare comunque il mio sentimento fino in fondo perché mi rendevo conto, e in questo i miei studi anche mi hanno aiutato molto, che il dolore che provavo a volte perché un po' non capivo, un po' ovviamente la famiglia contro, un po' lei che era impegnata sentimentalmente, quindi non poteva dedicarsi a me nel modo in cui avrei desiderato, mi faceva ovviamente stare male tutto questo, però mi rendevo conto che mi faceva sentire viva, che era quello che dovevo fare, continuare a affrontare anche eventualmente il dolore e eventualmente la delusione. E dopo un ulteriore anno invece poi lei si è resa conto che non poteva fare a meno di me e quindi ho vinto.
Nel nostro paese una persona LGBTQI è un cittadino meno cittadino di altri. L'acronimo LGBTQI è noto a tante persone, ma sconosciuto a tante altre. Qualcuno dice che parlare per acronimi non aiuta quelle persone che non sanno nulla di tutto ciò, e forse è vero. Cosa significa quindi LGBTQI? L'acronimo LGBTQI ha una storia di costruzione dei termini uno dopo l'altro, letteralmente vuol dire... Lesbiche appunto sono le donne che hanno un'attrazione sessuale e sentimentale per un'altra donna. Gay è quella più di uso più corrente, all'estero con gay viene indicata tutta la comunità LGBT. Mentre qua in Italia gay si riferisce all'omosessuale maschio. Bisessuale non significa una persona che sta con due persone contemporaneamente, ma semplicemente che ha questa fantastica possibilità di amare sia persone dello stesso sesso che persone di un sesso, dal sesso diverso. La persona transgender è una persona che vive un disagio rispetto al genere di nascita e al genere che la società vuole imporgli e che quindi intraprende un percorso per riconquistare la sua identità ed esprimere la sua identità reale. Queer sono le persone anche qui che vivono la dimensione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, della sessualità in generale in maniera più fluida di quello che sono le categorizzazioni standard. E in maniera dinamica e anche con delle caratterizzazioni di tipo politico, con una presa di coscienza identitaria più politica rispetto a queste dimensioni che caratterizzano la sessualità umana in generale. E con il termine intersessualità o disordine nello sviluppo sessuale noi indichiamo una molteplicità di condizioni. Per cui ci sono delle persone che nascono con dei cromosomi sessuali e o con un apparato riproduttivo e o con dei caratteri sessuali secondari che variano rispetto alle definizioni tradizionali di ciò che è considerato femminile e ciò che è considerato maschile. E il termine è veramente stato una costruzione dall'inizio, la resistenza di lesbiche e gay a farsi chiamare omosessuali, all'aggiunta di soggetti sempre considerati invisibili, che si sono sommati per un termine che in fondo sta a dire vogliamo dire che c'è qualcosa in comune in tutte le sessualità e nelle identità di genere non normative. Loro le conoscete già, sono Simone e Gloria, stanno insieme da tanti anni e si amano tantissimo. Insieme a loro vivono Cecio ed Ermanno. Quello che non sapete è che presto ti sposeranno. Ma chi ha chiesto la mano? È stata lei, la romanticona. No, io che ho chiesto io perché avevano già deciso che avrei chiesto io, perché così non avevo l'ansia. Siccome soffro molto d'ansia, allora chiedo io, così ho tutto sotto controllo, decido come, quando, perché, a posto. E così è stato. Il 2 febbraio, a Bruges, in Belgio. Quindi sono stata io a chiedere. Sembrava che avesse organizzato tutto con, non so, chiedendo permessi, perché eravamo in un parco bellissimo, con i cigni. Eravamo su una struttura tutta decorata. Baldacchino. Ma l'abbiamo trovato tutto per caso. E sembrava fosse stato organizzato. Io volevo comunque chiederlo in un parco, non avevo deciso quale parco, ne ho visto uno, mi piaceva la posizione, proviamo, andiamo lì. E era impacciatissima. Impacciatissima. Beh, non è che devi raccontare tutto. Cioè, dico, basta. Sanello, che non volevo uscire dalla borsa. Basta, dico. Mentre io caricavo la macchina fotografica per un autoscatto, così. No, vabbè, grazie. Comunque, e dopo sì, me lo stava per chiedere e sono arrivate delle persone, quindi no, basta, apri gli occhi e metti via tutto. Apri gli occhi e neanche via, mi sono già, sono già innervosita. Invece poi ce l'ha fatta. Ce l'ho fatta. Ciò che vedrete ed ascolterete sarà simile ad un viaggio, ed i nostri compagni di viaggio saranno Simone e Gloria,
ma anche tanti altri amici ed amiche LGBT che ho conosciuto strada facendo. Un viaggio per raccontare le storie, i pensieri, le paure ed i desideri di persone ritenute diverse e quotidianamente offese sulla base del loro orientamento sessuale e della loro identità di genere. Un viaggio per mostrare una parte del nostro paese che per molti è un paese a parte. Un viaggio da nord a sud per dar voce alle tante persone LGBT che chiedono da tantissimi anni, senza ricevere alcuna risposta, gli stessi diritti e doveri che ha un qualsiasi cittadino italiano. Perché se è vero che nel nostro paese non si vive poi così male, è anche vero che è molto più complesso ed a volte non permesso vivere la quotidianità con le persone che si amano. Un viaggio per le vie di un paese nel quale dilagano falsi miti e stereotipi che feriscono profondamente le persone e sono in grado di uccidere. Un viaggio per capire e vedere come stanno le cose, invece di pensare come potrebbero essere. Vabbè, facciamo un gioco. Se io penso a una persona omosessuale all'interno di uno stereotipo culturale, viene a pensare a un trentenne, cioè una persona giovane, innanzitutto. Fisicamente bella, perché quando immagini un omosessuale lo trovi tutto curato, tutto vestito bene, magari in abiti firmati, che fa il parrucchiere o la parrucchiera, insomma, tutta una serie di concezioni. Io lavoro in un call center, dei miei amici fanno gli operai, ho la barba, non ho nulla di firmato addosso in questo momento. Cioè c'è una forte differenza tra quello che è l'immaginario collettivo e quello che è la persona reale. I gay ci provano con tutti, cioè ci sono tutti gli etero, tu vedi degli etero bruttissimi, orribili, in cui diciamo nessuna creatura su due gambe, persino un pollo, insomma, potrebbe mai provare attrazione sessuale, che appena sanno che c'è un gay si spaventano della propria virtù, cioè, vabbè, ognuno poi si crea le proprie illusioni. Uno dei miti, per esempio, negli ambienti più o meno di sinistra e più o meno snob, è che comunque sia una trasgressione di moda. Un'altra immagine molto negativa che viene veicolata, veramente molto negativa, è dell'omosessuale che non fa nient'altro nella sua vita che non fare sesso. E ovviamente sesso promiscuo, e ovviamente sesso nelle saune, e ovviamente sesso nei bagni pubblici con illustri sconosciuti. E questa è un'immagine veramente che ferisce, per cui l'affettività omosessuale o viene negata o viene considerata di serie B. Le trans sono tutte puttane, non è vero. Le persone transessuali sono... E a parte che essere puttana, dobbiamo cominciare a capire che se una persona decide di vendere il suo corpo per piacere, perché lo vuole, cavoli suoi. Se invece una persona è costretta a prostituirsi è un male, ma non perché quella persona è puttana, ma perché è schiava, allora mettiamola così. L'italiano medio non ha idea, solitamente, non arriva a concepire il fatto che una donna transessuale può essere un'impiegata, può essere un'educatrice d'infanzia, può avere una professione, può avere delle ambizioni. Per l'italiano medio la transessuale è una prostituta, anzi essere transessuali è addirittura un mestiere. E questo è il falso mito, secondo me, uno dei falsi miti più pericolosi anche per noi. Quindi ci sono falsi miti in positivo e falsi miti in negativo. Ma d'altronde questo è il meccanismo che si è verificato quando sono stati scoperti, tra virgolette, i selvaggi da parte della cultura occidentale, no? E c'erano alcuni che dicevano che erano come, no, delle divinità scese in terra, altri dicevano oddio, ma sono dei mostri. Cioè questo atteggiamento di ambivalenza noi ce l'abbiamo nei confronti di tutto ciò che è, tra virgolette, diverso. E questo è il falso mito. La particolarità in sé, no? Invece è una cosa da rivendicare. Per ultimo, forse la cosa più feroce e più atroce, oltre che più idiota,
la correlazione tra omosessualità e pedofilia. E questo è addirittura imperdonabile che venga fatta una correlazione di questo genere. È un'atrocità, cioè questo veramente mi disturba. Una delle peggiori forme di omofobia. Sì. Molti psicologi, molti psichiatri hanno dimostrato che non hai relazione entre celibato e pedofilia. Però molti altri hanno dimostrato, mi hanno detto recentemente anche, che hai relazione entre omosessualità e pedofilia. Cose di questo genere non dovrebbero essere permesse, pronunciarle. Cioè l'abbinamento omosessualità-pedofilia non dovrebbe essere permesso per pronunciarlo, anche perché, come ti dicevo prima, sono proprio due cose completamente diverse. Una è una parte dell'essere della persona umana, l'altra è una malattia che è da condannare e sicuramente da perseguire e sicuramente da debellare come piaga sociale a livello mondiale. Questo è un altro dei miti che ci portiamo purtroppo dietro, che ogni tanto dobbiamo averci a che fare. E ti racconto un fatto che è abbastanza personale relativamente a questo argomento, perché io quando mi scoprì omosessuale ero capo animatore dentro un'estate ragazzi, facevo coloratorio eccetera, e io uscii subito e uscii non per altri motivi, ma perché ero terrorizzato dall'idea che i familiari di queste persone mi accusassero di fare l'animatore per voler violentare i bambini. Io me lo porto forse dentro un po' come una cicatrice questa cosa, perché mi piaceva fare l'animatore, mi piaceva proseguire questa attività all'interno della parrocchia, eppure feci questo enorme passo indietro proprio per evitare qualunque tipo di polemica. Questo perché l'omosessualità viene ancora vista in alcuni casi molto associata alla pedofilia. Questi luoghi comuni possono uccidere, possono fare del male, possono ferire molto. E noi nel nostro percorso abbiamo anche studiato molto che cos'è l'identità sessuale e affettiva, no? L'orientamento non si sceglie, non è una scelta. Quello che sei, sei. Contrariamente alle infamanti tesi del cardinal Bertone, le statistiche italiane sulla pedofilia riportano che il 90% delle violenze vengono commesse fra le mura domestiche. Le vittime, nel 73% dei casi, sono le bambine, mentre il carnefice principale è il padre. Sull'omosessualità, le risposte della comunità scientifica sono abbastanza chiare. In primo luogo, l'omosessualità non è un disturbo psicologico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l'omosessualità come una variante naturale del comportamento umano. Alcune ricerche, tuttavia, sostengono che le persone omosessuali si possono guarire, o meglio ancora, possono essere riparate. Gli autori di tali ricerche sostengono che l'omosessualità insorgerebbe durante lo sviluppo psicologico come disturbo dell'identità di genere, per difficoltà nei processi di identificazione. Queste tesi sono ritenute prive di fondamento scientifico. Infatti, l'Associazione Americana degli Psicologi afferma che non ci sono prove sufficienti per ritenere che si possa usare la psicologia per cambiare l'orientamento sessuale, ed aggiunge: si consiglia ai genitori, ai tutori, ai giovani e alle loro famiglie di evitare le iniziative per il cambiamento dell'orientamento sessuale, che ritraggono l'omosessualità come una malattia mentale o un disturbo dello sviluppo. Nonostante ciò, in Italia e nel mondo esistono cliniche più o meno nascoste che praticano le cosiddette terapie riparative. Nel momento in cui si scopre, si scopre l'omosessualità di un figlio o di una figlia, o detto in altri modi, emerge un'identità omosessuale da parte di un figlio o di una figlia, nel contesto italiano ancora, non sempre, ma spesso le famiglie si trovano a non avere punti di riferimento, a non avere conoscenze, ad aver paura di quello che può succedere anche a un figlio o una figlia. E quindi la possibilità di mandarlo da uno psicologo perché cambi
è una possibilità che le famiglie, molte famiglie prendono anche in considerazione. E le teorie riparative fanno leva anche su questo. E ho conosciuto un ragazzo che è andato appunto affidato a uno psicologo che cercava di ripararlo e che ha iniziato ad avere una serie di altre patologie, tipo anoressia, e che si è suicidato. E per me questa gente, per me sono criminali. La tesi dei terapeuti riparativi è quella che non esista l'omosessualità, cioè non esistono gli omosessuali, esistono eterosessuali con problemi di omosessualità. Vale a dire che in qualche modo, alla lunga, no, è come se ci fosse un magnete, c'è cioè qualcosa che impedisce a questo magnete di andare ad unirsi all'altro polo, no? Ma sicuramente la tendenza che tutti abbiamo è la stessa. Quindi, c'è un rifiuto di prendere atto proprio di quella che è una realtà che sta sotto gli occhi di tutti. Poi vedi, sai cos'è il discorso? Per esempio, qualche tempo fa sono riuscita a fare togliere un libro dalla Feltrinelli perché era messo nel reparto omosessualità ed era un libro di Joseph Nicolosi, che è, diciamo, il guru di questi animali. Quest'uomo è Joseph Nicolosi, cofondatore e presidente del NART, Associazione Nazionale per la Ricerca e la Terapia dell'Omosessualità. Realtà associativa che fomenta le false credenze di gente come questa, ma anche di mostri come questo, Aubrey Levin, conosciuto ai più come Dottor Shock, poiché i metodi da lui utilizzati per curare l'omosessualità erano l'elettroshock e la castrazione chimica. Ed ancora vittime come questa, Raymond Boyce, di 15 anni, che frequenta il gruppo Eco Wild Game Rangers in Sudafrica. Gruppo che garantiva la trasformazione di ragazzi omosessuali o effeminati in veri uomini per circa 1.900 euro. Il risultato è questo. Dopo 4 settimane in terapia intensiva, il suo corpo non ha retto alle violenze subite ed è morto. Se io mi sono immaginata la scena di un genitore a cui appunto il figlio dice sono gay, un genitore che, come tutti i genitori responsabili, si pone delle domande e cerca di capire perché è successo, cosa vuol dire questa cosa che è successa, come affrontarla, quale futuro avrà mio figlio, cioè no, domande che qualsiasi genitore si pone, insomma, pure se il figlio vuole fare il liceo artistico anziché il liceo classico. E allora penso, un genitore responsabile e serio cosa fa? Vai in libreria e compra un libro. E trova giusto giusto il libro di Nicolosi, che era un libro in cui, ripeto, non mi ricordo il titolo, ma era esattamente rivolto ai genitori. E sfogliando questo libro, che ha avuto la coscienza di andare a comprare, quindi una persona estremamente seria che si mette a studiare sulle cose che non conosce, scopre che il figlio in realtà è stato comunque condizionato dalla cultura, dagli amici, dalla televisione, eccetera, e che può guarire, e che può essere una fase temporanea, e che deve andare in terapia. Questi sono imbroglioni. Le ricerche dei terapeuti riparativi in questo senso sono formidabili perché partono con tutta questa teorizzazione, no? Per cui uno dice, va bene, se questa è la teoria, se la tua terapia riparativa funzionasse, vorrebbe dire che la persona non solo riesce a stare in astinenza o riesce a provare un qualche tipo di comportamento e di soddisfazione in una relazione eterosessuale. Vorrebbe dire che nel momento in cui tu rimuovi questo ostacolo, il magnete va al suo posto. Tu veramente trasformi una persona da omosessuale in eterosessuale. Ovviamente questo è impossibile e anche i terapeuti riparativi lo sanno, per cui le ricerche sono studiate per andare a vedere se c'è un'oscillazione nella gradualità dell'orientamento sessuale. Kinsey ha una scala da 0 a 6 in cui a un capo si è completamente eterosessuale, dall'altra parte si è completamente omosessuale, no? E ci sono tutta una serie di possibilità nel mezzo, no? Di bisessualità di vario tipo. Allora loro usano queste scale e vanno a vedere che talvolta c'è un'oscillazione di 1 o 2 punti su questa scala, per cui che però
è quella che dicevamo prima quando parlavamo di identità di orientamento sessuale, cioè le persone dopo 10 anni di terapia, di gruppo, senza uscire dal gruppo, rimanendo dentro un circuito che continua a rimandare, come nell'Alcolisti Anonimi, il bisogno di dirsi eterosessuali, di ribadirsi eterosessuali, riescono a definirsi un po' meno omosessuali. In realtà, le persone che erano bisessuali rimangono bisessuali, magari shiftano più verso l'eterosessualità, ma rimangono bisessuali come in partenza. Le persone omosessuali diventano un po' meno omosessuali nelle loro definizioni, ma rimane che il desiderio omosessuale in partenza si mantiene in tutti i casi. E i successi terapeutici a quel punto vengono dichiarati quando una persona mette in atto un comportamento, pur mantenendo tutti i suoi desideri, no? Per cui si sposa e ha dei figli, fantastico, fa una vita eterosessuale, è guarito, no? In realtà glielo chiedi, lui ti dice che ancora, se prima era un 6, oggi è un 4, no? Però vuol dire che ancora c'è un desiderio omosessuale importante, questo viene accantonato, no? L'importante è solo il comportamento. Io lo definisco come tutto un discorso, un problema di identità, eccetera, però poi se tu sei in astinenza, se riesci a non fare sesso e quindi a non agire sul bisogno di affettività omosessuale, allora sei guarito, no? Quindi c'è un imbroglio anche proprio a livello concettuale in queste ricerche, perché quando uno va ad esaminarle, nota che prima definisco il disturbo su un livello, poi osservo i dati su un altro livello, no? E alla fine dichiaro il successo terapeutico su un altro livello ancora, no? Che è quello del comportamento. Per cui è veramente. E questo poi sono le ricerche che magari vengono riportate per confermare ancora il disegno, l'idea dell'identità sessuale come monolitica, la complementarietà tra maschile e femminile, eccetera. Quindi che ovviamente diventa un garbuglio epistemologico incomprensibile, no? Un errore. Dal punto di vista metodologico, è un fallo metodologico importantissimo. E quando la contrazione inizia, io devo schiacciare forte qui a livelli del sacro con un pugno e lei deve fare dei versi finché ce l'ha e man mano che cade, cioè, perché sai com'è la contrazione, no? Sai come funziona più o meno. È una cosa così, guarda, ci ha fatto fare Tu la sei prova rimasta così. incinta ogni Ho rimesso volta. qua. No, vabbè, però magari l'avevi Vabbè, sì. sentito. Provi una cosa del genere. Tu sei la gravida, io sono la Certo, gravida, tu contrazione. sei la contrazione. Eh sì, beh, poi È sei una la cosa così. gravida, certo. Lei praticamente deve far capire con la vocalizzazione quando sta partendo e pian piano quando sta finendo, perché io in base a quello devo fare il mio Massaggio. movimento e quando è in stop, che c'è un tot di minuti prima Eh sì. dell'altra contrazione, i massaggi cambiano, quindi ci stanno insegnando tutte queste Quello, cose. praticamente durante la contrazione, massaggi e pressioni che magari fanno anche un certo male per contrastare il dolore della La teoria contrazione, dei così cancelli ti, si chiama. Sai quando hai un dolore così, delle parti di un altro certo, che l'altro decade. certo. No, siamo molto contente, l'abbiamo desiderata così tanto che direi che non possiamo che essere contente, insomma, di certo non si può dire capitato. Quindi c'è un entusiasmo dietro che ti cambia la vita, ti cambia veramente la vita e poi ti senti genitore da subito, proprio un'emozione, è indescrivibile, è veramente un'emozione indescrivibile. Quindi siamo in attesa, non vediamo l'ora di conoscerla. Eh sì. A questo punto della conversazione chiedo loro: quanto tempo ne avete parlato prima di decidere che fosse arrivato il momento? Sì, Tempo tantissimo. tantissimo a partire Quasi dall'inizio. dall'inizio. Perché io ho sempre desiderato appunto una famiglia, dei figli, invece lei Io no. all'inizio no. Io Però. faccio tutto al contrario, no? Già prima di fidanzarmi, ancora quando non avevo attrazione per le ragazze, comunque non la sentivo. Non ho mai desiderato né sposarmi né avere figli, non ci pensavo proprio. Poi mi sono fidanzata con lei e da lì invece ho cambiato. Vabbè, sì, abbiamo iniziato a parlarne, ma così, molto tranquillamente, ovviamente Sì, all'inizio vabbè, non a ci 20 anni. pensavamo, era proprio un cosa ti piacerebbe. E dopo nel corso degli anni abbiamo cambiato un po' le prospettive,
lei invece arrivi a un certo punto del rapporto che ti rendi conto di come hai bisogno, non so neanche come spiegare, di trasmettere un po' il tuo amore a un qualcosa di creato da noi, una cosa nostra, e creato non in senso biologico ovviamente, cioè se potessimo adottare noi adesso staremmo vivendo tutta un'altra cosa ovviamente, non potendo, però una cosa nostra da crescere con il nostro amore, con noi, che rappresentasse noi da un certo punto di vista. E allora abbiamo incominciato a progettare e quindi a pensare ad una casa, a risparmiare, perché comunque ha un costo, oltre che mantenerlo, un costo anche averlo nel nostro caso. E quindi abbiamo incominciato a organizzare la nostra vita verso quel fine. E finché non abbiamo sentito un desiderio che ormai stava diventando un'ossessione. I progetti erano di iniziare nel 2014. Abbiamo iniziato nel 2012 perché davvero non parlavamo d'altro, no. Si sentiva insomma che era il momento. Sì. E allora abbiamo iniziato. E adesso siamo qua. La Chiesa gerarchica è omofobica, anche perché è piena di omosessuali repressi. Allora, questo è un dato da affermare vigorosamente e non basterà qualche carezza, qualche buona parola, eh? Non ci illudiamo. O fanno una vera ritrattazione degli errori o loro sono indietro di secoli. Guarda che questo è un caso come Galileo, eh? Più grande del caso Galileo, perché qui si tratta di milioni di uomini e donne che loro hanno condannato. Allora, questa è la Chiesa dei gerarchi, e lascio questa parola che la dice lunga. Questa è la Chiesa che presume di essere la mediatrice della volontà di Dio. Poi c'è la Chiesa dei teologi, delle teologie femministe, c'è la Chiesa di moltissimi credenti. Allora, lì c'è un bel divario, perché oggi a livello teologico, quelli che non sono proprio i servi teologi dei padroni, no, che hanno lo stipendio e di lì non scappano, oggi i teologi sono di una libertà, di una grande libertà davvero. Don Franco Barbero è un prete che vive a Pinerolo, un prete che ha lottato e continua a farlo per i diritti LGBT e non solo. Nel 2003 arriva la cacciata dalla Chiesa, ma quando cominciano i guai? Per me i guai sono cominciati su tre fronti. Il primo fronte è quello delle lotte antifranchiste, anticapitaliste. Io appartengo a quel numero che è di preti molto antimilitaristi, per cui ho avuto tutta una serie di processi in tribunali laici per le mie opinioni contro l'industria delle armi, contro le guerre. Ho avuto nelle lotte operaie del 68, 69, 70 alcuni processi per invasione di suolo pubblico, in modo non violento, ma partecipavo molto alle lotte operaie. Fu per me quello uno dei luoghi in cui sentivo che non potevo semplicemente parlare di un Gesù povero, eccetera, fare delle belle dichiarazioni, ma dovevo partecipare alla storia. L'altro fronte fu esattamente quello dei diritti degli omosessuali e delle lesbiche. È chiaro che io familiarizzai con molti di questi amici, fratelli, sorelle, e il fatto che io non fossi omosessuale da una parte mi rendeva molto attento a non sentenziare, ad imparare, ad ascoltare. E dall'altra parte però sentivo che non potevo tacere sulla difesa dei diritti, che la Chiesa dalla quale io appartenevo a livelli ufficiali era una Chiesa già allora assolutamente omofoba, sessuofobica, misogina. Allora io non sono mai uscito dalla Chiesa, nemmeno ora, ma ho sentito il dovere di dire che una Chiesa puramente patriarcale, puramente gestita da uomini, che aveva un modello unico di amore, era una Chiesa che non rispondeva al progetto di Gesù e che non rispondeva più alle conoscenze antropologiche
psicologiche di oggi. Questo è stato il secondo fronte, quindi il fronte dei diritti operai, lavoro, diritti ad amare secondo la propria natura. Il terzo fronte, che è quello che ha fatto esplodere la bomba con il Vaticano, diciamo così, che ha reso difficile il rapporto, è che io queste cose non mi limitavo a dirle a qualche persona nell'intimità di un sacramento oppure in una piccola assemblea, ma cominciai a scriverle. E nel 78, parlo di anni già lontani, il 4 febbraio decisi che le parole non bastavano più. Decisi di benedire le prime nozze omosessuali. E questo gesto fu compiuto ancora molto, capite, in modo molto intimo, senza grande pubblicità, ma lentamente la cosa trapelò. Di lì in avanti il Vaticano, in prima istanza, in seconda istanza, mi mise sotto processo. E io ho cominciato negli anni 80 ad avere richiami, processi canonici, cinque giudici, la corte dei giudici ecclesiastici, certo, dove mi chiedevano di ritrattare. Io non ho mai ritrattato, ho continuato a scrivere fino che arriva il 2000. Nel 2000 che cosa succede? C'è il giubileo. E c'è il giubileo dei militari, il giubileo di non so di tutti. E alcuni di noi ci troviamo e dico, ma non si fa un giubileo non indetto dal Vaticano sugli omosessuali e le lesbiche, e perché non farlo? Per far vedere che anche nella Chiesa ci sono molti omosessuali, organizziamo a Roma una bella assemblea e invitiamo buddisti, protestanti, cattolici, islamici, anche testimoni di Geova. Abbiamo voluto invitare le varie religioni. E io sono stato invitato dai gruppi omosessuali credenti a rappresentare il cattolicesimo. Beh, certo, ero un rappresentante un po' particolare, e lì ho svolto una relazione, ma così semplice, parlando del dono dell'omosessualità. Come uno ha il dono dell'eterosessualità, un altro può avere il dono dell'omosessualità. Non avessi mai pronunciato questa frase. La parola dono dell'omosessualità, le gerarchie cattoliche la lessero come una vera deviazione dottrinaria. Ma come? Non ero ancora arrivato a Pinerolo che il vescovo viene a trovare. Tu hai veramente detto il dono dell'omosessualità? Sì, ho detto questo. E ho detto che è strabiliante, anzi scandaloso, che nella Chiesa questo dono non venga accolto. Ti chiedo di ritrattare in nome del Vaticano. Non posso ritrattare. Non mi sento, non per arroganza, ma per motivazioni e fedeltà alle persone in cui ho riconosciuto un dono di Dio, non mi sento affatto di ritrattare. Di lì comincia l'escalation fino al 2003, quando il Papa mi riserva una lettera personale, onore che lei non ha, vede, e mi dice fuori, ma in realtà le devo dire che io non sono mai stato così dentro come adesso, per cui sono diventato da quel momento in cui loro hanno creduto di chiudermi la porta, ancora molto più presente nella Chiesa e mi si sono aperte tantissime finestre. E quindi io non sono stato un uomo di rabbia, ho detto continuerò come prima a fare il prete. Voi sapete che chi è prete lo è per sempre, è una vostra dogmatica, questa volta me ne avvalgo e farò così. Io non credo che l'Italia sia proprio quel popolo incolto, ignorante, rozzo, insensibile, non lo credo affatto. Credo che purtroppo in Italia abbiamo la disgrazia toccata a tutta noi di avere il Vaticano. Questo bisogna dirlo, perché questo modo di concepire le relazioni con il Vaticano, dando molto ascolto
a ciò che loro dicono sul piano della loro confezione moralistica, fanatica, ha condizionato la politica. Questo è il documento vaticano con il quale Don Franco è stato messo alla porta. Ma sui diritti LGBT, in che termini la Chiesa ha delle responsabilità? La Chiesa ha delle responsabilità nella misura in cui è una agenzia di produzione di cultura e di educazione della popolazione italiana. Molte delle scuole del nostro paese sono cattoliche, molti adolescenti le frequentano e è un'agenzia che fa cultura. A metà degli anni 90 la Chiesa Cattolica ha cominciato un programma che si chiamava Inculturazione della Fede. Ha cercato di organizzare la Chiesa Cattolica Italiana a tutti i livelli, a partire dalla parrocchia fino alla Conferenza Episcopale Italiana, in modo tale che fosse presente nei luoghi in cui si produce cultura nel nostro paese. Se si legge la Domenica del Sole 24 Ore, faccio per dire, troveremmo sempre una rubrica, una pagina dedicata alle religioni, ma prevalentemente con temi focalizzati sulla religione cattolica. Bruno Forte, che è un arcivescovo, fa degli editoriali costantemente sulla pagina nazionale del Sole 24 Ore. Quando si fanno dibattiti, soprattutto in queste materie, la prima cosa che si chiede è che ci sia un sacerdote presente, che se ha una sua competenza particolare è giusto anche che ci sia, ma che venga in quanto sacerdote, francamente mi risulta un po' difficile da capire. Terza forma di responsabilità, quindi la prima è un'agenzia che educa, è un'agenzia che fa cultura, un'agenzia sociale che fa cultura, è un'agenzia sociale che fa politica. È un'organizzazione capillarmente presente sul territorio italiano, credo l'associazione, in fondo è un'associazione, sia pure con una sua rilevanza costituzionale, che è presente in ogni luogo abitato del nostro paese. È evidente quindi che si crei una convenienza da parte della classe politica a non mettersi contro un'associazione che attraverso, in maniera capillare, attraverso i suoi esponenti, può spostare migliaia, centinaia di migliaia di voti. Però non credo che sia solo quello, insomma, credo che sia proprio la mentalità di molte persone, credo che sia la paura del cambiamento, credo che sia la paura che riconoscere dei diritti a qualcuno possa togliere qualcosa a noi, e insomma questo discorso un po' egoista c'è sempre intorno a questo, al fatto di allargare i diritti anche per gli altri, insomma. Credo che siano un insieme di fattori che in altri paesi sono stati superati, forse anche un po' con dei colpi di mano, cioè penso tipo alla Spagna di Zapatero, insomma, eccetera. Quando poi magari nelle persone, nella gente comune, c'è ancora questa idea, insomma, di questa omofobia, questa transfobia. In altri paesi invece ci sono stati, insomma, dei lavori, insomma, delle correnti politiche, dei partiti politici che hanno un po' invece fatto il contrario, cioè hanno un po' portato quello che era la richiesta della cittadinanza. L'Italia purtroppo è ancora uno dei paesi in Europa più arretrati rispetto a questo punto di vista, ma non solo rispetto ai diritti dei gay e delle lesbiche, ma anche rispetto a tutta un'altra serie di diritti, insomma, tutta la discussione che ancora si sta facendo rispetto all'aborto, alla fecondazione assistita, eccetera, insomma, ci fanno capire quanta, insomma, strada ancora abbiamo da fare in questo senso. Questa è una mappa sui diritti LGBT nel mondo. Nei paesi in rosso, come la Mauritania, il Sudan, l'Iran, l'Arabia Saudita, lo Yemen e in alcune parti della Nigeria e della Somalia, è prevista la condanna a morte. Nei paesi arancioni e gialli è previsto il carcere, mentre nei paesi in verde scuro,
i diritti delle persone LGBT sono tutelati. E in Italia esistono delle leggi che tutelano le persone LGBT? In Italia esiste una legge che è stata fatta nell'82, che è l'unica legge, diciamo, sui diritti LGBT che esiste in Italia. È una legge che all'epoca, insomma, una legge avanzata, una delle prime in Europa, eccetera. Ad oggi una legge piuttosto arretrata, perché anche qui lede i diritti civili delle persone trans, in quanto le obbliga agli interventi chirurgici per avere il cambio del nome sui documenti, le obbliga al divorzio se hanno contratto matrimonio dal coniuge per poter andare avanti nel percorso di transizione, eccetera. Quindi ha tutta una serie di vincoli che come dire, palesemente violano i diritti civili. In altri paesi europei, pensiamo alla Spagna, ma pensiamo anche all'Argentina, eccetera, sono state fatte delle leggi molto avanzate in questo senso, per cui una persona transessuale non è obbligata a fare tutti gli interventi chirurgici per avere un nome sui documenti, ma se ti senti così, il tuo nome sui documenti dovrà rispecchiare come ti senti tu, eccetera. Quindi anche lì vari paesi in vari contesti che magari hanno insomma, pensiamo all'Iran, per esempio, che è un esempio che si fa sempre perché è un po' una stranezza, dove l'omosessualità è condannata a morte, eppure esiste una legge per il cambio di sesso, no? E insomma, come a dire, l'idea che ci siamo fatti è un po' quella di un governo che vuole dire: se sei una persona che come dire, ha dei problemi con la propria identità e vuole cambiare sesso e si vuole normalizzare, quindi andare dall'altra parte, allora ti diamo il permesso, lo puoi fare. Se sei soltanto una persona che vuole andare con le persone del suo stesso sesso, questo è vietato, questo non è una cosa moralmente accettata, per cui sarai condannato a morte. Questa mancanza di diritti finisce per tradursi in uno stigma legale e sociale delle persone omosessuali, e quindi per alimentare quella che si chiama l'omofobia, la transfobia, eccetera. Perché in qualche modo l'omofobia e la transfobia così finiscono per essere giustificate dallo Stato. Se lo Stato garantisce diritti diversi o sente di non garantire alcuni diritti a queste persone, vuol dire che davvero sono diverse. Se per legge queste persone non possono avere dei figli, o si pretende che non abbiano dei figli, vuol dire che forse davvero i figli che crescono in famiglie omosessuali hanno dei problemi. Quindi questa mancanza di diritti si traduce in una omofobia, non solo legale, ma in una omofobia anche sociale. Quindi alimenta l'omofobia e finisce per rendere gli omosessuali meno liberi. Alla fine e gli omosessuali, le persone omosessuali e transessuali possono far tutto. No, cosa non possono fare? In realtà possono far tutto, perché magari non mi posso sposare in chiesa, però se voglio vivere col mio compagno ci posso vivere. Ma possono far nulla nel momento in cui tutto quello che devono fare lo devono fare con un ostacolo in più, con un gradino in più, perché non tutti hanno la forza di superare quel gradino e quell'ostacolo. Se c'è anche la benché minima possibilità che io, attraversando la strada, venga ancora insultato, afroso, venga aggredito, io sono meno libero degli altri, perché ho un rischio del 10%, del 5%, dell'1% di essere aggredito per il solo fatto di essere omosessuale. Questo appunto limita la mia libertà. Prima parlavo dell'effetto post-traumatico di un'aggressione. Una persona che viene aggredita o insultata finisce per sentirsi molto meno libera, e quindi, al di là del fatto che in teoria io posso uscire di casa, alla fine non esco più. Io presento un libro sugli adolescenti. Gli adolescenti che si cercano, quindi raccontano anche delle loro storie, delle loro avventure. Raccontano anche una cosa molto dolorosa, che io ho subito, tra l'altro, anche. Cioè, il genitore o la genitrice si accorgono che il ragazzo sta frequentando un amico o un'amica omosessuale. E allora dicono: no, tu a casa di quello non ci vai. No, lui a casa nostra non viene. Questa è una cosa terribile. Terribile, perché è come se il genitore temesse che possa esistere veramente la contaminazione, no? E perché ha questo timore? Non è tanto facile. Non è tanto facile. Perché si scontrano, da una parte, il desiderio, è il giusto, legittimo, tutti i desideri sono legittimi,
Comunque il desiderio sacrosanto di voler stare al mondo e di voler frequentare chiunque, qualunque sia l'orientamento sessuale tuo o di quello degli altri, no? E questa barriera dell'educazione repressiva medievale, con la quale però noi ci scontriamo, cioè è inutile che diciamo che viviamo in un paese libero e che adesso gli omosessuali sono accettati. Sono accettati gli omosessuali se sono figli degli altri. Quando diventano figli propri, le cose sono un pochettino più. Oppure se il figlio proprio. Anche perché il discorso è un po' quello, che nessuno ti viene a dire no, io ce l'ho con te perché sei gay o ce l'ho con te perché sei lesbica o perché sei trans, perché mi fai schifo, perché non devi esistere, eccetera. Abbiamo raggiunto un livello per cui la gente magari lo pensa ma non lo dice più perché non è politicamente corretto. Infatti adesso tutti dicono no, ma io non ho niente contro i gay, però basta che non si sposano perché il matrimonio è una cosa per gli eterosessuali. Io non ho niente contro i gay, basta che non adottino dei figli perché i figli hanno bisogno di un padre e di una madre. Insomma, come dire, la discriminazione che secondo me sta in fondo proprio sull'identità gay, lesbica e trans si è spostata sulla questione dei diritti. Cioè, adesso io non ce l'ho con te in quanto persona, ma ce l'ho con te in quanto persona che richiede dei diritti, che è una maschera ovviamente, perché ce l'hai con la, cioè, ce l'hai con quella, con quell'identità evidentemente, se no non ti. Quindi credo che sia un po' una farsa che le persone giochino su questa questione. Siamo stati narrati come dei mostri, è normale che la gente ci veda come dei mostri, un po' come l'uomo nero quando eravamo bambini, o il gatto nero che ti attraversa la strada, no? Tutta la nostra visione del mondo si fonda su degli assunti basilari, ok? Rispetto ai temi che ci occupano, un assunto basilare potrebbe essere esistono solo i maschi e le femmine, un altro assunto basilare potrebbe essere la famiglia può essere composta solo da un uomo e da una donna, un altro assunto basilare potrebbe essere un bambino cresce bene soltanto con un padre e con una madre. Queste affermazioni si basano e creano e contribuiscono a creare l'intera organizzazione della società rispetto a questo ambito. Discutere di questi presupposti fondamentali, metterli in discussione, fa rischiare il cambiamento globale dell'organizzazione della società. Quindi l'unico modo per difendere lo status quo, l'unico modo per difendere la situazione così com'è, è non mettere in discussione gli assunti basilari dell'organizzazione sociale. In questo senso, le rivendicazioni delle persone omosessuali e trans sono delle rivendicazioni radicali, nel senso che vanno al fondo, alla radice di quelli che sono i principi che caratterizzano l'organizzazione della nostra società. È questo che alle persone conservatrici, diciamo così, che poi sono purtroppo la maggior parte delle persone che ci sono nel nostro paese e che sono i decisori pubblici in ultima istanza, ecco, è questo che li rende indisponibili al dialogo. Se loro dialogano, potrebbero non avere abbastanza argomenti per rimanere fedeli agli assunti base su cui si organizza la nostra società. Questo rischio è meglio non correrlo. Come si fa a non correrlo? Rifiutando qualsiasi forma di dialogo. L'omosessualità fa paura, l'omosessualità risveglia un panorama di inquietudini, perché parla di desiderio, perché parla di amore, perché parla di desideri che non si controllano. Il desiderio omosessuale non si può controllare, forse proprio perché non c'è, no? No, tu non puoi dire vabbè, allora ti sposi e quindi poi. Rientri nell'alveo della famiglia. È incontrollabile, quindi forse rappresenta ancora il desiderio per eccellenza. Il desiderio trasgredisce, no? Cioè il desiderio ti porta a. I genitori dicono: quando si innamorano, io capisco che davvero li ho persi, no? Dicono una mamma o un papà, eh? Ma questo genitori di etero, cioè. E quindi io capisco che fa molta, che inquieta.
il desiderio omosessuale. Noi viviamo in un momento in cui comunque nell'immaginario la famiglia, il matrimonio sono di nuovo, hanno di nuovo preso, non tanto nella realtà, ma nell'immaginario, hanno di nuovo preso una loro forza. Allora l'omosessuale è la variabile incontrollata, quindi c'è una barriera, non è facile. La diversità rispetto all'identità sessuale legata alla sessualità è una roba che fa paura, perché ovviamente l'identità dell'altro mette in discussione la tua identità, quindi si gioca anche una parte di se stessi in questa roba, quindi ovviamente dirsi contro un finocchio vuol dire che tu sei più maschio, no? Se tu invece dici no, il finocchio mi piace, ah ecco, però insomma a te il finocchio piace, quindi insomma è un po' questo, sembra riduttivo, però io penso che alla fine della fiera insomma ci sia questo sotto, ci sia proprio questa paura della messa in discussione della propria mascolinità o femminilità, eccetera. Tutto questo viene indicato sempre come diritti, roba da froci, l'omofobia, tanto noi etero non ci picchia, anzi semmai siamo nemmeno, trans è quella, anzi i trans anche se si parla di donne, e quelli vabbè, andano il marciapiede, che cosa vogliono di più? Ecco, questo è un po' il quadro di certa cultura italiana, per fortuna non tutta, ma certa cultura italiana. Però tutto questo genera un'infelicità che poi sta dentro quella società, dentro la società italiana. Se io vado a pagare la bolletta alla posta e c'è una lesbica o un gay o una persona trans, quanto è più bello, anche per la mia serenità, che quella persona sia serena nello svolgimento del suo lavoro e non abbia il capo che pensa che sia un ricchione o un pervertito, che abbia la società io a contro, eccetera, eccetera. È una questione veramente di salute pubblica, in termini di salute mentale collettiva. Alcuni ragazzi che si sono suicidati, noi non sappiamo se fossero etero o se fossero gay, ma erano etichettati col dito puntato contro come froci. E se erano eterosessuali, non è che è più o meno grave, è una tragedia assoluta. La lotta per i diritti non è noi siamo uguali agli altri e dobbiamo avere gli stessi diritti degli altri. No. Noi dobbiamo avere gli stessi diritti perché noi siamo come siamo. Lungo il mio viaggio ho conosciuto tante associazioni LGBT come la GEDO, associazione di genitori di omosessuali che supportano quei genitori che non vivono bene l'omosessualità o la transessualità di un figlio o di una figlia. Arcigay, con i suoi progetti di formazione nei luoghi di lavoro, nelle scuole ed altro ancora. Rete Genitori Rainbow, famiglie LGBT con figli avuti da precedenti relazioni eterosessuali che supportano altri genitori nell'affrontare il coming out con i figli e gli ex partner. Rete Lanford, una rete di avvocati che offre assistenza legale alle persone LGBT. Famiglie Arcobaleno, associazione di genitori omosessuali che condividono le loro esperienze ed affrontano aspetti giuridici, legali e psicologici. Stonewall a Siracusa, il Circolo Mario Miele a Roma ed il Circolo Moris a Torino. Insomma, mi sono confrontato con tante associazioni e persone che portano avanti tantissimi bei progetti ed iniziative in tutta Italia per la promozione dei diritti LGBT. Ma oggi, quali sono le vostre paure? La paura più grossa credo che sia quella di cadere un po' nel dimenticatoio, non so come dire, che il fatto che esistano indubbiamente delle situazioni sociali e politiche più urgenti e più drammatiche, diciamo, in questo momento, possa far sì che di questi diritti si parli sempre meno, comunque vengano messi sempre in secondo piano. E questa secondo me è un po' la paura, ecco, di venire silenziati. Insomma, io penso alle miliardi di cose che abbiamo fatto in questi anni come movimento, insomma, non solo la mia associazione, ma tutte le associazioni in Italia, cose anche importanti. E penso a quanto di quello che è stato fatto sia passato rispetto ai media, rispetto all'opinione pubblica, eccetera. E devo dire che è passato veramente poco. Cioè, la comunicazione media, la stampa, secondo me, in questo ha una grossissima responsabilità.
cioè quella di aver sempre trattato la questione GLBT come la cosa folcloristica, il fenomeno da baraccone, eccetera, ma non essere mai andato sui fatti, no? I media molto spesso, tranne le eccezioni, solleticano la pancia del paese. E nel paese, se c'è un atteggiamento in alcune sacche più o meno grandi di correttezza e di rispetto, più che di rispetto e di correttezza. Questo non vuol dire che ci sia effettivamente una comprensione e una tranquillità rispetto ai temi della sessualità tra gay e lesbiche, del transessualismo, dell'amore, dei nuclei dove ci sono due genitori dello stesso sesso. Quindi in realtà i media danno la notizia, ma spesso parlano male. Mi ricordo una volta che una presentatrice televisiva mi ha telefonato, mi ha detto: "Ma no, vorremmo intervistarla. Signora, non si preoccupi, la oscuriamo." Io l'ho presa male. "Come mi L'abbiamo oscurate?" presa male. L'ho presa male, sul serio. Sì, Ma dico: "Come mi oscurate? cosa oscurare? Che Noi cosa ci c'è da teniamo ad essere oscurare? visibili. Cosa c'è da oscurare? Di che cosa dovrei vergognarmi? Mio figlio è una bella persona. Di che cosa dovrei vergognarmi? Si può vergognare un mafioso? Un corrotto, uno che porta i soldi all'estero, uno che usa lo Stato per i propri interessi personali e ce n'è aioso, ogni giorno ne troviamo. Io di che cosa dovrei vergognarmi? Ho amato mio figlio, l'ho cresciuto con, l'abbiamo cresciuto con amore. Vergognarmi di che?" Anche dare dei modelli, no? Perché il problema è un po' sempre quello rispetto all'omosessualità, alla transessualità, è che non hai dei modelli di riferimento. Cioè un ragazzino dice: "Boh, io sono gay", però guarda la televisione e dice: "Ma non esiste nessun altro come me", no? Beh, forse oggi un po' di meno, ma quando eravamo piccoli noi era così, uno pensava di essere l'unico sulla faccia della terra. E quindi non hai questi modelli, non hai dei riferimenti, eccetera. E è un po' spiazzante, nel senso che dici: "Boh, io dove mi colloco in questo gioco? Dove mi metto se non c'è nessuno come me?" C'è McInerney, che è uno scrittore americano, che dice che nulla esiste fino a quando non passa in TV o su uno schermo, e la chiama la nuova ontologia, e temo che abbia tragicamente ragione. Cioè, se noi ci troviamo di fronte a un fenomeno, tendiamo a giudicarlo secondo quelli che sono i nostri processi mentali, quindi a non accettarlo o a giudicarlo o a sovrastimarlo. Se qualcosa ci viene propinata dal tubo catodico, dallo schermo, dai pixel, invece abbiamo più fede, più fiducia. Poi si dice che i media sono aperti, che fanno vedere il mondo omosessuale, ma lo fanno vedere sempre in modo molto macchiettistico. Sottolineo, ognuno può essere se stesso, come meglio crede, non è... però insomma, se tu dai un'immagine del Pride soltanto di determinati carri con, che so io, un ragazzo che una volta su 365 giorni all'anno ha voglia di, come dire, veramente di dare uno schiaffo morale a tutta la società e farsi vedere in modo provocatorio, e usi quello come strumento mediatico per dire: "Ecco, questo è il Pride", e beh, signori, allora questa è una presa in giro, o è voluta. Probabilmente è E noi voluta, diciamo che no? È anche una finta quello è il libertà. Pride, anche quello è il Pride, Ma perché è un non momento di solo. liberazione, come succede anche a Carnevale, no? Cioè, qual è il problema? Perché dei ragazzi non possono essere? Però concentrare Tutta in l'immagine. quell'unica immagine tutto il significato anche politico del Pride, perché c'è una piattaforma, c'è un documento che viene approvato. Allora, il documento politico, che pure dice delle cose importanti per tutti, viene trascurato. E si prende una sola immagine connotandola negativamente, E quando per noi non lo è certo. neanche quell'unica immagine, però non si capisce perché quello è il messaggio che deve essere veicolato, no? Cioè, spesso noi ci diciamo: "Boh, i genitori che marciano a fianco dei loro figli, tantissimi eterosessuali che sono Studenti, ma lì, anche... per quale motivo invece non vengono rappresentati?" E quindi l'immagine deve essere quello del carnevale. Viva Dio, è anche quello, e per noi Ma va non è bene anche solo così, ma non è solo quello. quello. Guardavo proprio in questi giorni, c'è una pubblicità, non mi ricordo di quale prodotto, per cui fanno vedere tutte coppie che si baciano, no? A pubblicizzare una birra al limone, che non so, secondo me fa anche schifo, però vabbè.
E allora dicono, boh, limona anche tu, una roba del genere, e fa vedere tutte queste coppie che si baciano, e sono tutte coppie eterosessuali, saranno tipo una ventina. E quindi, cioè, dicevo, boh, è proprio un altro mondo, cioè, non so come dire, pensi proprio qua, io non sono rappresentato, non ci sto a fare niente, eccetera. Ed è indicativo, insomma, un po' della nostra mentalità, del nostro modo di essere, eccetera, del dare per scontato, per cui arrivi, insomma, fai una cena di lavoro e i tuoi colleghi ti chiedono: ma perché non porti la tua fidanzata o tua moglie, eccetera? Perché per loro è scontato che tu debba essere eterosessuale, non so come dire. Il testimone privato sono loro praticamente sempre funzionari del comune che fanno anche da testimoni, quindi erano i tre donne, quella che ha fatto la funzione, diciamo, la cerimonia, e due che invece una trascriveva e l'altra faceva presenza, e quindi è stato bello perché, insomma, era bello che ci fosse la figura femminile. Io, appena la funzionaria ha iniziato a parlare, a chiederci se eravamo Gatti Gloria e Muzio Simona, basta, ho iniziato a piangere lì. No, veramente, Gloria ha iniziato a piangere il giorno prima, diciamola tutta, la sera prima già piangeva. La sera prima in hotel, no, ovviamente, abbiamo dormito in due camere separate. Io ci tenevo perché, Tradizione voglia, mi raccomando, eh. l'idea qualche mese prima era di dormire separate già una settimana prima, Sì, perché sì, sì. almeno si crea La tua idea, poi ci siamo perché. convivendo da tanti anni. Pensavo, vabbè, dai, creiamo quella suspense. Invece, ovviamente, non l'abbiamo fatto, però la sera prima sì. Quindi nel salutarla, Io ho dormito con le mie amiche di infanzia, che sembrava il ritrovo delle medie, perché non è che siamo cambiate così tanto. E lei con i suoi testimoni. io con i miei testimoni, e prima di dormire ci siamo salutate nel corridoio dell'hotel. Io ho Allora piangi. pianto perché è così, l'emozione è fortissima, ovviamente, quindi Sì, poi lì abbiamo il tutti. fatto di non dormire insieme in un momento così emozionante mi ha scosso un pochino. Comunque pensavamo di non dormire dall'agitazione, ma è
Ecco, io mi sono addormentata dopo 2 secondi perché eravamo distrutte, 3 mesi precedenti, il viaggio e tutto, quindi abbiamo riposato, dai. Mentre ci dirigiamo verso Rimini per l'Assemblea Nazionale di Famiglia Arcobaleno, penso in che modo due persone che si amano possono mettere in pericolo la famiglia tradizionale. E poi mi chiedo, qual è la famiglia tradizionale? La famiglia tradizionale non esiste. Cioè, noi pensiamo spesso, si pensa spesso, in base ad un modello di famiglia del passato che fissiamo in un certo modo, in un certo tempo. Ma le famiglie del passato erano tante, dipendevano dalle classi sociali, avevano forme diverse, avevano modi di vita diversi all'interno. Quindi che cos'è la famiglia tradizionale? È quella aristocratica in cui appunto ci si sposava solo per riproduzione, poi ognuno aveva i propri amanti, in cui lo spazio pubblico e lo spazio privato non esistevano, erano le famiglie multiple dei casolari toscani in cui i bambini crescevano con le varie donne della casa e insomma si condividevano tutti gli spazi. Qual è la famiglia tradizionale? In realtà quello che noi pensiamo come famiglia tradizionale in fondo è la famiglia borghese della casetta con il suo recinto, la donna che fa la casalinga, la madre che si occupa a tempo pieno dei bambini e il padre che va a lavorare. Se questa è la famiglia tradizionale, in realtà possiamo anche chiamarla famiglia moderna, perché quando si è affermata tradizionali erano altre famiglie. Se prendiamo questa, una coppia sposata con bambini che crescono con loro, in fondo è un'esperienza che, se facciamo una fotografia della società italiana oggi, è minoritaria, perché le persone vivono in tante altre forme familiari nel corso della loro vita. Quello che chiude è il diritto. Il diritto riconosce solo alcune di queste famiglie, riconosce solo alcuni di questi legami, e in Italia ne riconosce molto pochi. Siamo Gloria e Simona da Brescia, insieme da 8 anni, sposati da 3 mesi in Danimarca, e arriva Zoe tra una ventina di giorni. In molti casi, diciamo, l'accettazione sociale delle famiglie omogenitoriali viene misurata in termini di possibilità delle coppie maschili o femminili di accedere all'adozione. In realtà, se si facessero altre domande, ad esempio, data l'esistenza di un bambino che è cresciuto da 10 anni con 2 donne, di cui una sola è la madre biologica e l'altra per questo bambino non è nessuno, lei sarebbe favorevole al riconoscimento del legame che quest'altra donna ha con il bambino? No? Sarebbe una domanda diversa. Se si chiede dell'adozione, la propensione dell'opinione pubblica è abbastanza scettica. C'è un maggiore scetticismo rispetto ad altri paesi, anche perché la questione è stata poco discussa nel concreto, cioè la visibilità dell'esperienza omogenitoriale è ancora bassa in Italia. In questi anni sta crescendo molto e quindi ancora non c'è contatto con la visione di questi bambini che ci sono, c'è solo questa idea astratta di possibilità di far adottare i bambini ai gay. Molti omosessuali sarebbero disposti ad adottare, questo è sicuramente un elemento che si riscontra per esempio nei paesi in cui questo è possibile, c'è un alto tasso di adozioni, c'è anche una richiesta di adozioni da parte delle coppie gay e delle coppie lesbiche, e con un grande successo, tanto che la British Association for Adoption and Fostering, che sarebbe una delle agenzie più importanti di adozione dell'Inghilterra, ha commissionato uno studio proprio sulle coppie omosessuali con figli, e i risultati dello studio erano talmente positivi che ha diramato una richiesta di incrementare gli affidi e le adozioni alle persone omosessuali, proprio perché risultava una risorsa eccezionale che non era in nessun modo sfruttata, per cui lo Stato alla fine tendeva a vedere queste soluzioni come estreme, come proprio l'ultima possibilità, eccetera, quando un ragazzino non aveva
era rifiutato da tutte le altre, nelle altre situazioni, e invece adesso diventa che è qualcosa di estremamente che fa parte a tutti gli effetti delle risorse disponibili e utili. Allora, abbiamo in Italia la legge 40, che è una legge terribile e che impedisce alle coppie infertili di procreare sul suolo italiano. E dunque questa legge 40 è un opprobrio, ma non solo per noi, ma per tutte le coppie infertili. Dunque le coppie infertili, che siano gay o lesbiche o eterosessuali, vanno all'estero per poter avere dei figli, specie quelli che hanno bisogno di gameti esterni alla coppia per poter procreare. E sentivo, questa donna diceva no, okay, non è possibile. Dico, ecco, ci siamo. Tu ce l'hai una mamma? E lei faceva no, io non ho una mamma, ho due papà. Faceva Lia, diceva no, non è possibile, non è possibile, carino, una mamma ce l'hai. Io sono intervenuto e ho detto, signora, guardi, no, la bambina ha ragione, ha due papà. Ah, fa lei. Sarà nata da qualcuno, ho detto sì. Beh, sì, questo è l'ovulo, gli ho detto l'ovulo, vede, sono biologa. La mamma c'è, gli ho detto signora, sì, lei è anche biologa, però magari la mamma non è solo un ovulo. Ah, allora, questo per dire che i nostri figli vanno incontro a delle relazioni con degli adulti che possono essere anche così ottusi come la biologa. E che lì. Non essere tu, sia non guardare la cosa da un altro punto di vista. No, però se c'è una bambina che ti sta dicendo una cosa, cerca di. No, ti voglio dire, ma se c'è una bambina che ti sta dicendo una cosa, se c'è una bambina di 5 anni che ti sta dicendo una cosa e tu stai lì e strucugli, la bambina, la madre potrebbe essere morta, la madre potrebbe essere. Cioè, stai zitta e dici, hai ragione tu, bambina, e capirai. Cioè, se tu stai lì e insisti con la bambina che insiste, tu c'hai 70 anni, la bambina 5, sei tu che devi capire quando non è più il caso di continuare, in questo senso chiusa. Dopodiché anche ignorante nel senso buono del termine. Gli uomini, una coppia di uomini che vogliono diventare padri, dovrà fare ricorso a quello che è la surrogacy, no? Per cui il fatto è che è un mondo che è un mondo che può diventare pericoloso a livello etico, nel senso che quando si chiede a una donna di portare un bambino, ci devono essere delle condizioni estremamente rigorose perché questo possa essere fatto nel rispetto della donna, che lo deve fare non per bisogno economico, che lo deve fare sapendo cosa va incontro, con una certa libertà, no? Nel poter disporre del proprio corpo durante questo percorso, eccetera. Quindi tutti questi elementi richiedono che ci siano delle agenzie, delle regolamentazioni estremamente dettagliate e dei protocolli molto, molto precisi. Quindi questo di solito è possibile soltanto negli Stati Uniti, che però ormai in quasi in tutti gli stati degli Stati Uniti questo è possibile, oppure in Canada. Io sono Francesco. Io sono Luca e lei è Lara. Io e Francesco ci siamo conosciuti quasi 18 anni fa a Mario Miali a Roma, dove eravamo entrambi volontari, e ci siamo sposati 2 anni fa, subito dopo la nascita di lei in Canada. E lei è stato un nostro progetto che ha preso forma qualche anno fa e abbiamo fatto diversi tentativi per averla, sempre in Canada ovviamente, perché in Italia è proibito, e quindi lei è cittadina sia canadese che italiana. Siamo andati in Canada e ci hanno aiutato due donne, una donna ha donato l'ovulo e un'altra donna l'ha portato in grembo. E due donne che conosciamo, con le quali siamo in contatto tuttora. E ma che c'hai? Lei, toglie la buccia ma gli schizza in faccia. E conosciamo, continuiamo a sentirle, a vederle, pensiamo insomma che lei già, per quanto può capire, insomma già sa tutta la sua storia, e pensiamo che insomma la verità su come è nata sia il modo migliore, no, per raccontargli e per
farle capire le sue origini. In Italia non siamo riconosciuti come coppia e solamente il papà biologico è considerato il papà e invece l'altro è considerato nulla. In Canada invece siamo sposati, lei è sul certificato di nascita canadese, abbiamo potuto mettere entrambi i nomi dei due papà. E... diciamo, c'è un paese al mondo che ci riconosce sia come famiglia e come entrambi i genitori di Lara. Poi la cosa bella di tutta la storia è che inizialmente noi ci eravamo fatti un sacco di problemi sul fatto che una coppia di uomini potesse potesse comunque crescere, e alla fine i problemi che abbiamo avuto sono i problemi che hanno tutti i genitori, cioè se Lara dormiva, se Lara aveva mangiato, se Lara aveva fatto la cacca e che tipo di vaccinazione fargli fare, se fargliela fare, qual è il meglio, cioè i problemi poi alla fine sono i problemi concreti, non ci sono problemi relativi al fatto che noi due siamo due uomini, quindi sta andando tutto bene, Lara cresce bene e noi siamo tutti felici. Basta. Vuoi dire qualcosa tu? Vuoi dire come ti chiami? Non lo vuoi dire? Come ti chiami? Come ti chiami? Non mi ricordo. Dove sei nata, lo vuoi dire? Ok, grazie. Dove sei nata? In ca? Niente, non lo vuole dire. La telecamera l'intimorisce. Noi siamo convinti di una cosa molto semplice, e che appunto è l'amore che crea una famiglia e che è la responsabilità che crea la filiazione, che senza responsabilità non ci può essere filiazione possibile. A dimostrazione di ciò è che se un padre non riconosce suo figlio, anche se l'ha generato, non sarà suo padre. E dunque c'è prima di tutto la presa di responsabilità, di dire tu sei mio figlio e io mi prendo la responsabilità di farti diventare adulto. Noi lo facciamo questo a monte, prima ancora di diventare genitori decidiamo di essere responsabili dei figli che nasceranno grazie a noi. E dunque penso che gli italiani dovranno riflettere su questo, se è vero o non è vero che i figli sono di chi li cresce, domanda, o sono di chi li fa, di chi li fa biologicamente. È da 30 anni, anche di più, che a partire dagli Stati Uniti si fa ricerca anche sulla base del fatto che c'era una paura, soprattutto tra le madri lesbiche, di vedersi sottratti alla custodia i bambini dal padre se diciamo accusate, riconosciute di avere una relazione lesbica. Quindi da qui è partito un grande corpus di ricerche psicologiche che hanno messo a confronto bambini di genitori entrambi omosessuali, quindi bambini cresciuti con due padri o due madri, bambini cresciuti con una madre, bambini cresciuti con un padre, magari di identità diverse, bambini cresciuti in coppie eterosessuali, tutte le combinazioni possibili, per capire se questi bimbi crescevano anche dal punto di vista psicologico in modo molto diverso dai bambini che in modo molto diverso tra coppie eterosessuali, coppie omosessuali, eccetera. Tutte le ricerche da 30 anni, diciamo le ricerche riconosciute dalla comunità scientifica internazionale, sostengono che i bambini cresciuti da coppie omosessuali, mettiamo questo caso, non hanno caratteristiche particolarmente diverse, soprattutto non hanno particolari disturbi dal punto di vista psicologico rispetto ai bambini cresciuti in coppie eterosessuali. Ci sono ricerche che hanno seguito i bambini da quando erano piccoli fino ai 20 anni, quindi ormai ci sono tutti i tipi di ricerche, ormai le principali associazioni psichiatriche, psicologiche, internazionali hanno riconosciuto questi risultati. Quello che veramente conta poi nel funzionamento delle famiglie è la qualità delle relazioni familiari, cioè quanto i padri o le madri si sono presenti e riescono a soddisfare le funzioni genitoriali, che non sono lo stereotipo del ruolo materno e del ruolo paterno, ma sono funzioni generali, trasversali, che qualunque genitore può in qualche modo soddisfare, no? Che può
e che chiaramente dipendono dai bisogni del bambino, no? Per cui se una coppia di donne è in grado di aprire tranquillamente la relazione familiare in modo che ci sia quello che è famoso ruolo paterno di aprire dell'apertura verso il sociale, della normazione dei contesti, eccetera, no? Tutte queste cose sono elementi che possono essere fatte da una madre tranquillamente. Quindi diventa poi una bella domanda chiedersi perché continuiamo a chiamarlo ruolo paterno, insomma, forse non ha più senso dargli questo nome. Comunque. Leggevo un libro appunto contrario all'omogenitorialità che in fondo poi criticava non solo l'omogenitorialità, ma anche la confusione di ruoli che crea la figura del nuovo padre. Il nuovo padre che fa troppo il mammo non va bene perché crea confusione nell'ordine dei generi. E così le famiglie omogenitoriali che crescono bambini al di fuori di questo rigido ordine dei generi sono pericolose perché lo mettono in discussione. Ma da donna io sono molto felice che venga messo in discussione questo ordine dei generi, perché è un ordine che prevede una subordinazione, che prevede una gerarchia tra maschile e femminile. Quindi in fondo la tesi la tesi contraria all'omogenitorialità dice che un bambino deve crescere con una mamma e un papà, ma perché? Perché altrimenti c'è confusione. L'idea di una coppia egualitaria, di una coppia in cui i generi, i ruoli maschile e femminile non sono più così definiti, sta diventando sempre più legittima anche tra gli eterosessuali. Quindi è sempre più difficile dire in una coppia l'uomo deve fare questo come marito e la donna deve fare quest'altro come moglie. Quindi la donna deve pulire casa, il marito deve andare a lavorare. È un'idea sempre meno socialmente legittima. Però in fondo si può dire la madre deve fare questo, il padre deve fare questo. Come se a partire dai bisogni dei bambini, da cose bene per un bambino, si possa ricostruire una normatività dei generi, una divisione dei ruoli di genere, che si sta sgretolando rispetto al rapporto di coppia. Sulle famiglie omogenitoriali, questo è quel che vede lo Stato italiano. Praticamente il nulla. Questa invece è la realtà. Siamo giunti alla fine del viaggio, ma le considerazioni finali sulla situazione LGBT italiana le lascio alla poesia. Una poesia di Sandro Penna, che recita: «Il mondo, che vi pare di catene tutto, è tessuto d'armonie profonde.